Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlarvi di due tecniche da utilizzare per recuperare al massimo e per andare ancora più forti e per fare più gains. Queste due tecniche si trattano del diet break e del deload week. Voglio iniziare subito col diet break. Metti che siete stati a dieta per direi 2-3 mesi, quindi 60-90 giorni. Avete perso tanto peso, siete arrivati però a un punto di stallo, un punto in cui il vostro peso, nonostante state ancora tagliando le calorie, non riuscite, sembra impossibile perdere peso. Che cosa sta succedendo e che cosa dovreste fare per continuare e evitare questa fase di stallo, andarci oltre e continuare a bruciare grassi e perdere peso? Quello che dovete fare è un diet break, ovvero dopo che avete fatto 2-3 mesi di dieta, vi potete concedere 2 settimane in cui mangiate un pochino di più in modo da riattivare il vostro metabolismo. Perché che cosa succede? Quando voi siete a dieta e state restringendo le calorie, state dando al vostro corpo meno energie di quante ne richiede. Col passare del tempo, quando continuate a restringere le calorie, il vostro metabolismo ovviamente diminuisce. Questo per il semplice motivo che non state dando al vostro corpo abbastanza energie, per cui il metabolismo rallenta. Anche tutti i movimenti che fate, il NEAT, rallentano o diminuiscono e in questo modo bruciate meno calorie. Questo vuol dire che arrivate in una fase di stallo. Come combattere questa fase di stallo? Fate il diet break, ovvero vi prendete 2 settimane in cui mangiate calorie pari al vostro fabbisogno giornaliero calorico iniziale più un 200 calorie. Praticamente state mangiando a un livello di mantenimento o 10-20% sopra il vostro livello di mantenimento calorico giornaliero. Che cosa fa questo? Vi riabitua il vostro metabolismo e il vostro corpo a processare più cibo. Non diventerete grassi mentre fate queste 2 settimane, ma semplicemente riempite le riserve di glicogeno e andate a riattivare il vostro metabolismo, così che poi, dopo queste 2 settimane, nuovamente tornate in deficit calorico e riprendete a bruciare grassi proprio perché avete riattivato il vostro metabolismo. Questo è il diet break e vi consiglio a tutti, se state da più di 2 mesi, quando vi venite a scrivere: ah, è da 2 mesi che sto a dieta, ho perso 5 kg ma ora faccio la stessa cosa e non riesco a perdere di più, vi consiglio, prendetevi una pausa, 2 settimane, per riattivarvi psicologicamente a continuare un deficit, che alla fine non è facile, è abbastanza tosto psicologicamente. 2, riattivate il vostro metabolismo, che è importantissimo, andate a rifornire le riserve di glicogeno nei vostri muscoli, quindi vi sembrerete un pochino più grossi, andrete forti in palestra, avete una intensità più alta e una performance migliore in palestra. Vi consiglio di fare questo diet break per poi ritornare in un deficit calorico e ricontinuare a bruciare ogni grasso. Ovviamente in queste 2 settimane potreste prendere 1 o 2 kg, ma non vi impanicate, è semplicemente acqua e glicogeno, non è grasso, quindi non vi preoccupate. Pensate invece a godervi il cibo per 2 settimane per poi ritornare in deficit e bruciare gli ultimi grassi che rimangono. Per quanto riguarda l'allenamento invece, consiglio, se state seguendo un allenamento per 8, 10, 12 settimane senza mai esservi fermati, senza mai aver preso una pausa, vi consiglio che è ora di fare un deload week. Il deload week è una settimana in cui a ogni sessione riducete il volume e riducete i carichi che sollevate del 30% o del 50%. Quindi se prima facevate 4 serie per la panca piano con 100 kg, questa volta farete, metti, 2 serie con un 60 kg sulla panca. Che cosa fa questo? Fa 2 cose principalmente. In primis permette ai vostri muscoli di recuperare. Ad esempio, avete fatto 8 settimane costanti colpendo il vostro petto 3 volte a settimana. Fate questa settimana di scarico, il deload week, in cui diminuite il volume e l'intensità per permettere al gruppo muscolare in sé di recuperare e di ripartire al meglio la settimana seguente. Seconda cosa, permette al vostro sistema centrale nervoso di prendere un attimino una pausa da tutti, appunto, i sollevamenti pesanti, e permette fisicamente, psicologicamente e anche al sistema centrale nervoso di risentirsi, rinfrescarsi e riprendersi al meglio. Questo solamente per una settimana. Tanta gente evita totalmente di fare un deload week o si dimentica e poi arriva in una fase di stallo, perché ovviamente non possiamo continuare a spingere al massimo ogni singola settimana, perché se no arriviamo a distruggerci. Quindi quello che succede è che arriviamo in una fase di stallo, non riusciamo più ad aumentare il carico che solleviamo. Soluzione: facciamo questo deload week ogni 8, 10, 12 settimane. Dipende come ti senti, dipende se metti all'ottava settimana potresti prendere un deload week, però sai già che alla 10ª settimana andrai in vacanza e non ti allenerai, eccetera eccetera. Il deload week ovviamente è solamente se voi volete continuare ad andare in palestra, altrimenti potete prendervi una settimana di stacco dalla palestra e quello vi aiuterà molto molto bene, specialmente quando tornate in palestra, riprenderete a sollevare i carichi e rivedrete che la vostra performance andrà molto molto meglio. Questo sono il mio consiglio di dieta e di allenamento, diet break e deload week, per recuperare, riposarsi, per poi fare
fare ancora più gains. È una cosa che fanno tutti i lifter avanzati, che dovrebbe essere parte di ogni singolo programma, sia di dieta a restrizione calorica che di allenamento, sia in un surplus o di restrizione calorica. Un deload week va benissimo psicologicamente e fisicamente, stessa cosa il diet break. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video. Qualsiasi domanda lasciatemela giù nei commenti, che sapete già, rispondo a tutti. Se siete nuovi al canale, iscrivetevi. Se mi lasciate un like, sarei molto molto felice e grato, perché come sapete mi aiutate voi a crescere questo canale, tutto grazie a voi. Quindi se volete far parte della famiglia Muscoli a Vita, se vogliamo diffondere la verità sulla crescita muscolare, su praticamente l'allenamento e la dieta da natural secondo la ricerca scientifica, aiutatemi buttando un like e commentando, condividendo questo video. Detto questo, vi ringrazio ancora a tutti e noi ci vediamo in un video molto presto.